buonasera. Grazie di essere qui per l'intervento. Io pensavo di parlare un attimino della nostra esperienza, siamo in Digo. Vorrei raccontarvi un attimino quello che abbiamo fatto da quando siamo partiti. Un caso d'uso che è live in questo momento, si sta aprendo sul mercato, e subito dopo qualche takeaway, qualcosa che abbiamo imparato su come effettivamente andare a migliorare la relazione tra il cliente che utilizza il chatbot nei confronti del proprio cliente e poi anche come migliorare la comunicazione dell'azienda che produce chatbot nei confronti del cliente stesso. Una breve introduzione anche su di me: mi chiamo Gianluca, sono laureato in Ingegneria Gestionale Politecnico di Milano. Subito dopo Ingegneria, come tantissimi miei colleghi purtroppo, ho iniziato a lavorare in consulenza. Ci ho messo circa 6 mesi poi per capire che non era la mia strada. Comunque in questi 6 mesi ho avuto l'opportunità di lavorare anche con grandi clienti e quindi ho apprezzato proprio quanto fosse difficile per un'azienda interfacciarsi con i consumatori, proprio a livello di comunicazione. E qui che parte l'esperienza. Parallelamente stavamo già insieme lavorando e partendo con la nostra startup, abbiamo presentato la nostra idea, che era un assistente virtuale molto diverso da come adesso in H-Farm. Si trattava di un'app, era veramente una tecnologia differente ed era tutto estremamente molto diverso da come adesso. Comunque siamo a maggio dell'anno scorso, in questo momento siamo partiti dal problema, che era quello della comunicazione tra aziende e clienti, e siamo arrivati all'opportunità, perché proprio a maggio scorso Facebook ha rilasciato la possibilità di sviluppare proprio i chatbot su Messenger. Quindi, unendo le due cose, abbiamo iniziato a, sia il problema che l'opportunità, a fare le nostre ricerche. Ora, questi sono i classici concetti che avrete visto già milioni di volte sui chatbot, li faccio veramente brevissimi, magari sono utili solo per chi viene qua per la prima volta. Passiamo tantissimo tempo a telefono, ma proprio tanto, e soprattutto sulle piattaforme di messaggistica. Un dato, questo sicuramente lo conoscete, sono 1 miliardo, comunque è già vecchio questo, sono 1 miliardo sui messaggi che vengono scambiati ogni mese tra utenti e aziende solo su Facebook Messenger. Un dato clamoroso. I consumatori possono chiedere, sono legittimati a chiedere veramente qualsiasi cosa, però a che ora apre il negozio, quando chiude, dove si trova. Sappiamo tutti che è fondamentale rispondere, però la realtà è questa qua. Cioè, nel senso, noi proviamo a scrivere qualsiasi cosa, dall'altra parte c'è qualcuno che visualizza e non risponde. Cioè, proprio oltre il danno alla firma, e questo fa arrabbiare tutti quanti. Allora abbiamo provato, sempre quando siamo partiti in H-Farm, l'incubatore nei pressi di Venezia, abbiamo provato a indagare giorno dopo giorno perché questa cosa stesse accadendo. E abbiamo trovato che effettivamente il problema principale erano gli esseri umani. Gli esseri umani non sono scalabili, ovvero non riescono a stare dietro la chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 su 365. Oppure quando riescono a farlo è perché c'è l'azienda che sta spendendo una valanga di soldi e che effettivamente ha istituito un'unità ad hoc per rispondere veramente a qualsiasi cosa. Questo è troppo costoso e quindi le aziende hanno scelto di non rispondere. Se questa è la pagina Facebook aziendale, quelle sono le milioni di conversazioni che arrivano sulla pagina, non rispondere però a un downside è una madonna. Il downside è che effettivamente la brand reputation cala e questo impatta sul fatturato. Sembra una soluzione senza via d'uscita, grazie a Dio esiste l'intelligenza artificiale che può aiutare le aziende effettivamente a fare la conversazione, e lo può fare in maniera estremamente immediata perché si risponde in real time, e lo può fare anche senza sforzo perché le aziende non devono fare nulla in più di quello che già stanno facendo. Per tornare a noi, questo è effettivamente quello che facciamo: sviluppiamo chatbot su Facebook Messenger, sono white label, quindi costruiamo la macchina che gira dietro l'account messaggistico aziendale, dietro la chat del cliente, ha una user experience che è sempre personalizzata nei confronti del cliente stesso, e dato che si tratta di una macchina, come sapete, è sostenibile per i costi dell'azienda. Per questo motivo vi volevo presentare Maxi. Maxi è un caso che effettivamente abbiamo sviluppato, è live in questo momento sulla loro pagina Facebook. Si tratta di una catena di supermercati veneta, hanno 140 punti vendita tra Veneto e Triveneto, e avevano un grande problema, ovvero le persone chiedevano cose in chat, che sembra assurdo, ma loro non riuscivano a gestire questa cosa perché non avevano figure dedicate specifiche proprio per il customer service o che rispondessero in chat su Facebook. Se vi va di provarlo e dare un'occhiata, potete provare a aprire il browser sul vostro smartphone e andare a quel link. Si dovrebbe aprire direttamente la chat, così effettivamente potete provare a interagire con l'assistente e vedere effettivamente come funziona. Da un punto di vista pratico, ve lo faccio vedere molto brevemente. Basta ovviamente classicamente cercare il suo mercato su Facebook. Bisogna iniziare la conversazione, questa è una fase fondamentale perché bisogna settare le aspettative, ovvero il supermercato voleva dare informazioni su quelle che sono le offerte, quindi i prodotti migliori che in quel momento voleva offrire ai consumatori,
voleva dare informazioni sui punti vendita. Classiche domande: orari, servizi, accettate buoni pasto o non li accettate? Sono veramente poche, però sono le classiche domande che ogni volta erano impegnati nel rispondere volta dopo volta. Quindi, settando le aspettative, facendo capire effettivamente qual è l'obiettivo, il purpose del bot, gli utenti ovviamente sono inclini a chiedere effettivamente queste cose. L'utente deve selezionare il negozio, quindi ti deve geolocalizzare, può scriverlo sia in chat, può scrivere, può mandare la posizione, il cap, fa vedere l'elenco dei punti vendita più vicini a lui, con indicazione sulla distanza, piede e macchina. L'utente deve scegliere il punto vendita preferito e qui inizia l'esperienza. Perché l'utente con un bot di questo tipo può ottenere due cose. La prima è risparmiare denaro, perché può trovare ogni volta quelle che sono le migliori offerte in corso nel supermercato. Ad esempio, può vedere direttamente il volantino e sfogliarlo, dove qua possono iniziare a subentrare logiche di personalizzazione. Anziché lanciare nel mucchio il 150 prodotti in volantino classici, possono iniziare a capire i gusti dell'utente e privilegiare alcuni prodotti piuttosto che gli altri. Inoltre, l'utente può anche ricercare in maniera libera quelli che sono i prodotti disponibili in volantino. Si tratta di un'esperienza che è totalmente dinamica all'interno del volantino stesso. Inoltre, l'utente, per ogni prodotto in volantino, può chiedere di essere aggiornato. Che cosa succede? Si attiva una sorta di notifica dove ogni volta che esce un nuovo volantino, e quindi il prodotto viene aggiunto, viene notificato l'utente dicendo che il tuo prosciutto, il tuo prodotto preferito è disponibile di nuovo nel tuo punto vendita. Quindi, se da una parte c'è il risparmio del denaro, proprio della pecunia, dall'altra parte c'è il risparmio del tempo, perché per ogni richiesta dell'utente effettivamente rispondere in maniera immediata permette all'utente di risparmiare tempo e quindi può chiedere qualsiasi informazione sul negozio. Ad esempio, può chiedere se è aperto il supermercato, può vedere gli orari, magari ci sono aperture straordinarie, che cosa succede o non succede, oppure dall'altra parte può parcheggiare, se c'è il parcheggio, se c'è il bancomat, se possono pagare con carta, ecco, tutte queste cose. Inoltre, può andare a effettivamente attivare la navigazione con Maps, questo è molto comodo, abbiamo scoperto. Comunque può chiedere informazioni diffuse sul punto vendita. È un'applicazione veramente semplice, che però effettivamente risolve un problema concreto dell'azienda da parte e supporta l'utente in una necessità che è pratica. Ok, benefici per Maxi. Maxi, questo supermercato, grazie a questo effettivamente servizio, può ottenere determinati vantaggi. Oltre a una conversazione, una comunicazione migliore con la propria clientela, questo ovviamente, con tutte le domande anche relative a orari di apertura e chiusura, può incentivare le persone a andare in negozio, quindi può aumentare il traffico. Dall'altra parte, tutto il discorso della personalizzazione delle promozioni comunque impatta, perché non si tratta più di lanciare nel mucchio volantini dove non riesco nemmeno a misurare le performance, ma posso andare a vedere per ogni utente a cosa è maggiormente interessato. E quindi, da dove tutto avviene una conversazione, è tutto estremamente misurabile. Abbiamo portato in giro, oltre a Maxi ovviamente, l'idea in sé per sé della nostra tecnologia, di quello che facciamo, e quindi abbiamo imparato varie cose. Oggi vorrei condividervi alcuni dei takeaway che secondo me sono quelli più importanti e comunque riguardano tutti un solo aspetto, che è quello della comunicazione. Perché è fondamentale riuscire a comunicare nella maniera giusta, sia nei confronti del cliente alla quale stai vendendo il bot, sia nei confronti dei clienti che utilizzano il bot del cliente. Quindi in generale c'è una parte, diciamo così, di comunicazione rivolta al consumatore finale e l'altra parte rivolta all'azienda in sé per sé. Guardando prima al consumatore finale, sono 5 punti chiave che sono bullet point, che sono fondamentali. La prima cosa, nonostante si tratti di una chat, e quindi sembra che l'interfaccia è data e non possiamo intervenire, la user experience è totalmente fondamentale. Quindi non deve essere vista come un vincolo l'interfaccia, ma bisogna prediligere la costruzione, proprio il design della conversazione, in modo che sia effettivamente di valore per l'utente. Avere un'applicazione che sia fenomenale ma non riuscire a comunicarla col cliente stesso è drammatico. Dall'altra parte bisogna partire con esigenze semplici, come vi ho fatto vedere prima, è inutile andare a creare servizi clamorosi che magari servono a un utente su 10 milioni. Quindi basic needs, ma che siano veramente di valore e impattanti sull'80% delle richieste. Dall'altra parte bisogna focalizzarci sulla conversazione, non solo sulla singola interazione, ma sul flusso. Andare a creare dei flussi di valore e andare a vedere effettivamente interazione dopo interazione che cosa succede e come l'utente preferisce navigare all'interno della chat. Inoltre, fondamentale per ingaggiarlo e per incentivare quella che è la risposta dell'utente, dove possibile ogni volta personalizzare l'interazione. Quindi capire i gusti, capire il sesso, effettivamente rendere delle risposte dinamiche quanto più possibile. Far capire all'utente che effettivamente il supermercato di turno o il cliente, proprio al cliente, tiene tantissimo. E questo lo si fa tramite tante piccole accortezze che impattano, ma sono necessarie per quanto riguarda l'obiettivo di perseguire la personalizzazione. Alla fine,
la cosa più importante probabilmente è cercare di costruire queste connection che siano emotive. Siamo umani dopo tutto, quindi anche se stiamo comunicando con una macchina abbiamo la necessità di empatizzare, quindi costruire il copy e la conversazione, proprio la scelta delle parole, è una scelta che cambia le performance in maniera assolutamente sostanziale. D'altra parte c'è tutto l'universo della comunicazione di quello che effettivamente le aziende che producono chat fanno nei confronti del cliente, e qui bisogna comunicarle in maniera giusta. Qua però lo fa. Grazie. Allora, io sono, mi occupo più della parte di linguaggio, diciamo, sono un ingegnere matematico specializzato in statistica, quindi spesso non ho problemi, diciamo, a livello commerciale, come quello di Gianluca, ho più problemi a comunicare il valore tecnico e quello che facciamo che è trasparente all'azienda a cui vendiamo, diciamo, il prodotto. E più che spiegare cos'è un chatbot, che ormai, diciamo, è abbastanza risaputo, molto spesso abbiamo difficoltà a spiegare un altro concetto che sembra quasi oscuro, che è quello dell'intelligenza artificiale. Quindi oggi volevo provare a darvi una visione completa, una visione proprio, diciamo, abbastanza veloce, su quello che è questo mondo, che potrebbe, diciamo, l'obiettivo è aiutarvi, o magari non aiutarvi, però provare ad avere un'idea chiara nel momento poi in cui parlate con qualcuno per riuscire a trasmettere davvero il valore di quello che fate. Il mondo dell'intelligenza artificiale è abbastanza complicato. Secondo me tutto parte dal nome intelligenza artificiale. Quando ci pensiamo, pensiamo a un automa, delle macchine che già ragionano come l'uomo e che ci sostituiranno e conquisteranno il mondo. In realtà l'intelligenza artificiale nasce negli anni 40 ed è un grande cappello che racchiude moltissimi algoritmi, moltissime tecniche e anche cose che potremmo non definire, non considerare intelligenza artificiale. Ed è questa la differenza, diciamo, la difficoltà nel comunicarlo all'azienda. Il machine learning sono solo alcuni degli algoritmi usati all'interno di questo mondo, e il deep learning sono solo quegli algoritmi che racchiudono, diciamo, le reti neurali a più livelli, quindi è davvero un sottoinsieme molto più piccolo in questo grande mondo. Io vorrei andare un po', diciamo, nella definizione di quello che è il machine learning, di quelle che quindi sono usate, le tecniche che sono usate in questo mondo dei chatbot. Il mondo dei chatbot è il linguaggio naturale, quello che è definito NLP, Natural Language Processing, e le principali categorie del machine learning sono l'apprendimento supervisionato, e quindi abbiamo, lo vedo velocemente in dettaglio, non supervisionato e il reinforcement learning. Parto velocemente da quello supervisionato, cioè la classificazione. È facile pensarlo come un bambino che inizia a imparare e inizia a crescere, quindi si insegna nella fase di educazione il risultato di un'azione, quindi si dice se fai una certa azione può essere giusta o sbagliata. Questo, diciamo, è il concetto semplice della classificazione. Quindi nel momento in cui diciamo di una brutta parola o non dirla, andiamo a definire in lui una probabilità sul giusto o sullo sbagliato. E quindi alla fine, con questa probabilità, scegliamo l'azione da fare. Nel nostro mondo dei chatbot, in questi algoritmi di classificazione si forniscono degli input che sono degli input matematici comunque. Quindi si trasforma la frase in un vettore matematico a cui si attribuiscono degli output, che possono essere per esempio degli intent, quindi ho fame o voglio mangiare, sono lo stesso intent. E alla fine, nel momento in cui si dà in pasto questo vettore, diciamo classificatore, si ha in tempo quasi istantaneo la classe a cui appartiene. Quindi questo è stato il grosso step, diciamo, che ha dato così eco all'intelligenza artificiale, perché la grossa parte di pesante a livello computazionale, quindi ci mette ore e ore e ore, è la parte di training, quella prima. Nel momento in cui poi andiamo in tempo reale a calcolare un intento, è quasi istantaneo. Quindi questo è stato il grosso cambiamento, che spesso non viene neanche percepito a livello comunque di un cliente, anche tecnico spesso, come essere una reale intelligenza artificiale, perché il risultato alla fine è abbastanza, diciamo, può sembrare scontato. E questi per esempio sono dei tipi di algoritmi di classificatori, e solo, tra tutti, solo le reti neurali rientrano in quello che viene definito deep learning, le reti neurali a più livelli. Però spessissimo algoritmi come Random Forest, XGBoost,
hanno performance anche migliori. E spessissimo il cliente ci viene a chiedere: ma quindi che rete neurale usate? C'è una certa incomprensione, diciamo, di quello che davvero avviene dall'altra parte, e solo, diciamo, per un sentito dire o per un dire rete neurale è figo, quindi si cerca di fare domande tecniche che alcune volte invece sono difficili da gestire. Passando poi alla supervisione, diciamo, non supervisionata, la classificazione, l'apprendimento non supervisionato, l'altro esempio è un bambino che invece che essere educato cerca di guardare il mondo e impara da solo. Quindi vede tante persone con i capelli lunghi, tante persone con i capelli lunghi, e questa differenza lo aiuta a dividere, diciamo, idealmente, uomini da donne. Ovviamente nel caso di Gianluca o nel caso di altri ci sarebbero dei problemi di classificazione, però lui non sa chiamarle uomo o donna, però sa dividere queste due cose. E questo viene usato, per esempio, nella traduzione. Quelli che si chiamano autoencoders, abbiamo degli input e non andiamo a specificare esattamente la classe dell'output, ma andiamo a dare la traduzione di quella frase e la rete, diciamo, agisce in modo non supervisionato. Il terzo ramo è quello del reinforcement learning. Questo spesso è quello che trae più in inganno, perché molta gente pensa all'intelligenza artificiale come il campione mondiale di Go che viene battuto, il giochino di Atari che la macchina vince, quello che vince a scacchi. Questo è, diciamo, un ambito di reinforcement learning in cui ci sono delle catene Markov, dei processi di Markov, con un premio che viene definito in base a delle azioni. Quindi faccio un esempio pratico, ancora col piccolo Gian che sta imparando e sta crescendo, e Gian deve andare in bagno e deve quindi prendere un'azione e decidere se andare in bagno o se tenersela. E ogni azione può arrivare a stati diversi, con diverse probabilità. Quindi se va in bagno lui sa già che è tranquillo, perché nel passato l'ha già fatto, l'ha già imparato, o qualcuno gliel'ha detto, chi lo sa. E invece se la tiene, ha una probabilità di resistere e quindi di avere comunque una situazione accettabile, o di farsela sotto, e allora ha un risultato negativo. Semplicemente dando questi premi finali, riusciamo a determinare quella che è l'azione migliore, l'azione ottima. E quindi nei giochi è un caso in cui si applica abbastanza facilmente, perché diamo semplicemente vittoria o sconfitta, e nello stato di azione che viene poi definito si va facilmente a trovare una soluzione. Cosa che è molto di più difficile applicarla in altri ambiti, come quello del linguaggio. Quindi quando, diciamo, c'è questa asimmetria tra le tecniche usate, per esempio, nei giochi o quelle nel linguaggio, è difficile. Ci sono alcune applicazioni, anche abbastanza interessanti, come quella, per esempio, dell'estrazione automatica delle informazioni dal web, a cui si attribuisce semplicemente un valore positivo o negativo in base a quello che all'informazione che si vuole trovare. Spero che ti ricordi tutte le scuole. Quello che è interessante è che spessissimo quando uno pensa in intelligenza artificiale pensa a quest'ultima cosa, cioè quella delle post-machine learning e delle sconfitte al botto. Torna indietro. In realtà, a livello commerciale, grazie, ciò che per la maggior parte delle volte è usato è l'apprendimento supervisionato, che è anche quello più controllato, perché spesso andare a vendere a un'azienda qualcosa che non può realmente controllare in un certo senso, perché c'è magari una parte generativa o una parte con non delle classi, con uno spazio di output limitato, diciamo, è anche pericoloso. Quindi a livello commerciale in questo momento esiste quasi solo, diciamo, l'apprendimento supervisionato, e si sta piano piano andando verso a soprattutto a livello di ricerca ad applicazioni un po' più, diciamo, complesse. Ultima cosa, questa è una visione di Yann LeCun, un esponente del machine learning a livello mondiale, che dice che se il mondo dell'informazione è una torta, nel reinforcement learning ci basta dare la ciliegina, quindi il risultato finale per riuscire ad andare a costruire un qualcosa di valido. Per l'apprendimento supervisionato, la classificazione, ci basta la glassa intorno, perché non sappiamo davvero costruire la torta. Tutto il resto, che è costruire davvero il dato, deve andare davvero a, non solo imparare dal dato, ma poi rigenerare i dati come fa l'uomo, quello è qualcosa che deve ancora arrivare ed è in fase di ricerca, è stato il dato in questo momento. Finito con questo discorso, chiudo presentando il team. Siamo due persone, Gianluca e Cristiano, che si occupano della parte commerciale, Marta e Francesco, diciamo, gli sviluppatori, io e Marta
la parte, chiamiamola algoritmica, data science, e un designer della user experience e un designer grafico. Anche all'interno dell'azienda adotta il chatbot, quella che è un'azienda che prende un customer support. Avete visto delle cose che deve fare internamente, dei consigli internamente per adattarsi? Come a livello organizzativo? Sì. Ok, a livello organizzativo è, cioè, certo, l'impatto che una cosa del genere può avere internamente, secondo me, deve essere mitigato dalla consapevolezza che uno strumento di questo tipo non ha l'obiettivo né la pretesa di sostituire il 100% degli operatori, perché di solito la prima paura che abbiamo riscontrato è sempre quella. Il concetto è deve essere uno strumento di supporto dove l'operatore per sé può effettivamente aiutare a educare la macchina, ovviamente fornendo il dato, fornendo la propria competenza e conoscenza, e deve supervisionare quello che effettivamente accade. Di solito operatori di questo tipo, nella nostra esperienza, abbiamo visto che in una situazione normale, quindi pre-chatbot, sono dalla mattina alle 8 alle 8 di sera in una ressa clamorosa dove devono rispondere al telefono da una parte, nel frattempo li chiamano dall'altra, e fanno tutto con una foga, tenendo due telefoni contemporaneamente e riuscendo a farlo, che in maniera è una roba clamorosa. Ora, uno strumento di questo tipo non ha lo scopo di sostituirli, ha lo scopo di aiutarli a fare il loro lavoro, farlo con più tranquillità e aiutarli a dedicare maggior tempo ad attività maggior valore aggiunto. A livello organizzativo, se si riesce a far passare questo concetto anche soprattutto agli operatori, che potrebbe essere quella un attimino sei nemico, insomma, no? La tecnologia in sé per sé viene spesso vista così, però alla fine, secondo me, compreso quello che è l'obiettivo, riuscendolo a spiegare, quindi comunicarlo bene, secondo me viene più facile. Ma quindi dal punto di vista della supervisione, voi vendete il bot al cliente sostanzialmente che la fase di apprendimento supervisionato è stata già fatta o viene fatta sui primi clienti, e se viene fatta sui primi clienti, come avviene fisicamente? Cioè c'è un CMS o qualcosa del genere in cui tu dici bra V o X o... Cioè, diciamo, una... Scusate, sono ignorantissima come cosa. No, c'è una sorta, chiamiamola una fase di setup iniziale, sì, in cui il classificatore in sé va istruito. Poi ci sono tecniche, quello che si chiama transfer learning, che permettono di usare algoritmi già trainati, già addestrati, per riaddestrarli a metà, quindi risparmiare tempo per cambiando solo il dominio. Però in generale la setup deve essere fatta ad hoc per una industry, un caso, un supermercato, poi un altro supermercato uguale, però nel senso si scambia gli industry per la setup iniziale, e poi con l'utilizzo del bot il training è continuo, quindi bisogna andare a risettare gli errori di classificazione per portare, diciamo, per diminuire l'errore piano piano. Ed è una cosa che fa il cliente o lo fate voi? In questo momento lo facciamo noi per richiesta esplicita del cliente, ma potrebbe tranquillamente parlare il cliente tramite... È un'interfaccia che usiamo noi internamente, basterebbe, diciamo, esporlo al cliente e lo può fare lui, quindi in un certo senso è la stessa cosa. Una domanda che è abbastanza legata a quella precedente. Quali sono state le tecnologie di sviluppo per realizzare appunto Moxie? In che senso? Vi affidate a un servizio di platform esterno appunto come JetFuel o utilizzate tecnologie interne? Tutto interno, essenzialmente. Abbiamo un framework di gestione del flusso del bot, un altro framework separato di gestione del linguaggio, bot essenzialmente Java e PHP, la parte di linguaggio Python, e basta. Ok. Scusa, nell'esempio che ci avete fatto vedere, in realtà ci sono due componenti diversi, ci sono due componenti differenti. La prima, che può essere in parte una sorta di filtro per l'azione umana, che è quella delle indicazioni dei servizi per punto vendita, che assolve al compito di cercare di fare un prefilto prima di far inserire l'umano, quindi questa cosa. Ma la seconda invece è alimentata dalla parte documentale, cioè quella delle offerte, quindi si approvvigionano di informazioni diverse. Come avete fatto a conciliare, perché anche la struttura informativa, una è molto più statica, cioè cambia molto meno velocemente, immagino, le accettazioni dei ticket, le orari di apertura, mentre l'altra ha una variabilità molto superiore. Assolutamente, dipende
le informazioni, diciamo così, abbastanza dinamiche, quindi vengono interrogate ogni volta tramite API rispetto al cliente. Ora dipende dallo stato informatico del cliente stesso, però tendenzialmente sono quasi due discorsi separati che si vanno a mischiare mentre qui si elabora una risposta. Però sì, l'informazione dinamica del volantino serve da una parte poi per alimentare anche l'attività del bot, perché poi vengono inviati gli aggiornamenti in funzione dell'uscita del nuovo volantino che permettono all'utente di utilizzare di nuovo il bot, e quindi questo circolo virtuoso alimenta l'interazione, quindi proprio l'utilizzo da parte del bot che poi suscita anche interesse, condivisioni e quindi aumenta il tutto. Ma il cliente Maxi ha già un po' utilizzato per capire la domanda che è stata prima, tipo la seconda parte, quella dei volantini, effettivamente potrebbe dare dei dati al marketing, appunto a chi fa le promozioni nei diversi store, che interrogati potrebbero orientare delle promozioni in una regione geografica piuttosto che in un'altra. Avete già visibilità di questi possibili utilizzi? La visibilità no, perché Maxi, in questo momento a valle ancora no, perché Maxi probabilmente è un caso strano, perché l'insieme di cooperative, la scelta del volantino dipende da i vari punti vendita, i vari soci, quindi è un attimo più difficile la gestione lato loro, però effettivamente noi già abbiamo qualche indicazione su come gli utenti cosa preferiscono, come lo preferiscono. Questo ancora non si è visto l'effetto a valle nella pianificazione e programmazione di nuovi volantini, nuovi prodotti, nuove campagne, però spero che qualcosa che stiamo appunto spingendo in quella direzione noi con loro, però c'è un'organizzazione dietro le spalle che deve adeguarsi. C'è una prima, una domanda là, una qui e una lì, uno, due, tre. In questo ordine mi sembra. Una domanda, mi piacerebbe rivedere la slide dei vostri, delle vostre case history, dei vostri clienti, partendo da questi. Rispetto, no, quella era una case history delle news, quindi era l'ultima news, vabbè, la presa di news. La domanda è questa. Rispetto, per esempio, se, ai fan della loro Facebook page, qual è la percentuale di usage di coloro che sono fan del chatbot? Cioè, quanti veramente utenti, persone, alla fine si abbandonano al chatbot, cioè si fidano, si avventurano in questa cosa e lo usano? Dipende molto dalla comunicazione che questa azienda cliente fa nei confronti del proprio pubblico. Dipende dalla categoria di audience, quindi è veramente vittima questo dato del caso d'uso della situazione. Quindi in realtà di per sé non è, secondo me, sostanziale. Il concetto è, se comunicato bene, anche tramite, come diceva il collega prima, annunci sponsorizzati su Facebook che hanno comunque un impatto sicuramente sostanziale, un'attività di comunicazione semplice dove spesso scompare, come nel caso di Maxi, il concetto di chatbot, ma diventa un assistente virtuale, questo ovviamente nei confronti degli utenti, l'utente medio che tendenzialmente del chatbot è poco interessato, vuole un aiuto concreto per risparmiare tempo e denaro, quello che fa spesso. Comunque l'audience dipende effettivamente da come scelgo di comunicarlo, che più cercano di spingere in pubblicità con gli annunci sponsorizzati, più ovviamente è risultato. Grazie. La mia domanda invece riguarda la parte commerciale, perché come recuperare un cliente così grande e convincerlo ad utilizzare una tecnologia così innovativa, come impostazione? Lascio la domanda aperta senza fare altre domande. Cioè, questa è una startup, una startup giovane, cioè, ti lascio aperta questo, come avete fatto? Per noi probabilmente è stato, secondo me, anche doppiamente difficile, perché non solo siamo una startup, ma l'età media è veramente bassissima. Quindi in generale quando ti poni nei confronti del marketing manager, esatto, medio, che ha 60 anni, ha visto tutto il processo dei supermercati che funzionano allo stesso modo da una vita, e sostanzialmente è restivo al cambiamento al 100%, è veramente complicato. Cioè, la probabilità che ti è di successo è minima. La probabilità di successo è minima, poi conta tutto effettivamente la capacità delle persone che lavorano nel commerciale, di investiamo, come ci riusciamo a porre, effettivamente come riusciamo proprio a puntare il cliente fargli vedere il valore aggiunto in maniera estremamente semplice, perché la differenza, secondo me, di comunicazione fa estremamente tanto. Quando gli si fa capire che in realtà stiamo vendendo un amico ai propri consumatori, tendenzialmente questo aiuta, secondo me. Cioè, d'altra parte l'acquisizione è lunga in questo momento. Ovviamente si è già accorciato in maniera, secondo me, esponenziale rispetto all'inizio, però quando siamo partiti a maggio scorso ci abbiamo messo veramente tanto, anche in funzione del fatto che era appena uscita.
e ora nel tempo vedo gli effetti positivi di tutto il lavoro che abbiamo fatto perché i tempi si stanno facendo. La programmata a questo punto sistema di presa della super cazzo te la faccio la programmata. A quanto gliel'avete venduto questo la baracca? Cioè io ho preso la baracca, baraccone, a quanto gliel'avete venduto? Prima avete fatto, fatto riferimento ai dati che usate degli utenti con cui parlate. La mia domanda è, un po' forse avevate già risposto, come state usando questi dati, cioè se li state magari clusterizzando in qualche modo per capire eventuali tendenze, e la piattaforma Facebook se dà la possibilità di vedere i dati dell'utente, per esempio il sesso, dove abita, cose. Suoi amici anche. Suoi amici. No, tramite Messenger abbiamo solo nome, cognome, immagine, profilo, sesso. Gli usabili, diciamo, quindi nome, cognome, sesso. E tutta la profilazione la facciamo interna al bot in base alle interazioni. E dipende dal caso utilizzo. In un caso, per esempio, sul food, clamo nostro, facciamo una profilazione e clustering sia a livello di gusti, diciamo quindi di ricette, che di offerte ricercate, perché c'erano offerte ricercate, dipende dai casi, quindi poi facciamo una profilazione noi a valle presi i dati dal chat, però con nessuna informazione fuori dal chat. Ok, ma questa profilazione poi la tenete così la date? In questo momento, nel senso, la usiamo per poi migliorare l'interazione all'interno del bot. Però se ci fosse richiesta dall'azienda. Ah, quindi per proporre l'offerta, tipo dello yoga, esatto. Perché mi hai chiesto 18 euro. Grazie. Le altre domande? In prospettiva, diciamo, magari nell'immediato, in qualche anno, secondo voi quale sarà il modello di business sostenibile? Cioè sarà ancora la sostanza del software come servizio, oppure bisogna pensare a modelli diversi? Dipende dalla tipologia di cliente che secondo me approccio, quindi sicuramente continuerà a essere servizio per grandi clienti, altrimenti ha la necessità di diventare piattaforma. Ha la necessità di automatizzare e diventare configurarsi come piattaforma. Un po' come adesso per il web. Si replica i concetti. In quali settori avete avuto dei? Per adesso con grande distribuzione organizzata, poi retail, altri casi, editoria, anche delle PMI italiane, gruppi industriali, ora stiamo lavorando con qualche e-commerce, questi sono i settori comunque più occupati. Poi in generale una volta affrontato un settore ci espandiamo orizzontalmente. Anche finance. Eh? Anche finance. Non deve essere nessuno. Grazie. Grazie.